Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La quinta puntata di Temptation Island ha mostrato il secondo falò di confronto tra Lino e Alessia. A richiederlo in lacrime è stato lui, dopo aver lasciato il villaggio con la tentatrice Maika. Questa mattina mi sono svegliato e mi mancava. Mi mancava lei, come è fatta, come mi tratta. Volevo anche chiederle scusa per come ci siamo lasciati. Dopo 4 anni è brutto che sia andata così. Vorrei rimediare, ha dichiarato Lino. Seduta sul tronco, Alessia ha subito precisato di aver accettato il confronto soltanto perché si reputa una persona matura ed educata. Subito dopo, Filippo Bisciglia le ha mostrato i video post falò, quelli in cui Lino incontra la tentatrice Maika e lascia il programma con lei. Al termine dei video, Alessia si è detta ancora più delusa, quindi convinta come non mai di voler lasciare Temptation Island da sola. In lacrime ha dichiarato: «Sei andato oltre, hai provato delle sensazioni per lei? Le vuoi da me? Come faccio a dartele? Non mi hai mai rispettato. Io ho sopportato tanto per non perderti. Io devo volere bene prima a me stessa. Ho calpestato troppe volte la mia dignità, adesso non sono più disposta a farlo. Non dovevi azzardarti a comportarti così. Tu non cambi, sei questo». Lino, di tutta risposta, ha dichiarato: «Ha pensato solo a se stessa. Forse è arrabbiata, è ancora innamorata. Credo cambierà idea». Nella puntata un mese dopo, disponibile su Witty TV, Alessia ha raccontato che, dopo Temptation Island, Lino non ha voluto incontrarla. Hanno continuato a discutere per telefono e lei è sempre più convinta di non volerlo al suo fianco. Ha bisogno di un uomo che la rispetti e l'ex fidanzato non cambierà mai. È ancora innamorata, ma ha deciso che lei viene prima di tutti. Lino, mentre al secondo falò voleva recuperare, ha dichiarato di non voler più stare con Alessia perché ha bisogno di una donna che lo apprezzi per quello che è. Con la tentatrice Maika non si sono più visti perché lui, udite udite, ha avuto bisogno di metabolizzare.